video interessantissimo su come scegliere l'alimentazione. Sommo due domande bellissime, una di Corrado Cucumetto che ha sempre, mi dà sempre degli spunti veramente validi, e uno di Vittorio che mi ha scritto un messaggio sulla pagina personale. Corrado mi ha chiesto come si sceglie un buon mangime, o almeno cosa bisogna guardare quando si sceglie un buon mangime. Invece Vittorio mi ha chiesto qual è l'alimento migliore per cani. Io ho messo in tabella un po' di notizie, ve le faccio vedere qua in grafico, in fila una serie di alimenti che possiamo trovare per il cane. Allora, partiamo da come si sceglie un mangime. Cosa bisogna tenere presente? Bisogna tenere presente che quando si sceglie un mangime, una delle cose importanti da valutare sono le ceneri e il fosforo. Le ceneri perché fa parte di quella parte di alimento che non può essere digerito, infatti le ceneri sono, quando si analizzano i costituenti delle diete, quello che non può essere assorbito e diventa cenere viene poi espresso in tabella. Sarebbe un discorso troppo lungo, ma vediamo un attimino, vi faccio diventare la riga delle ceneri, ve la faccio diventare verde, quindi la possiamo analizzare insieme. Riempimento, verde, ok. Come vedete, ho messo in fila la dieta naturale del lupo. Le ceneri non sono conosciute perché non sappiamo realmente, oltre a quello che mangia delle prede, cos'altro vado a mangiare. Nella dieta naturale le ceneri sono più o meno al 2%, nella dieta casalinga. Nel mangime della Hills adulto al pollo il 4,7%, nell'aria dog crocchette prestate a freddo, mantenimento manzo, praticamente uguali 4,7, Farmina Ancestra l'8,2, Simpson 80-20, mantenimento per adulti al manzo e pesce 10%, latte di capra 0,4. Ho messo il latte di capra perché non trovo le tabelle nutrizionali del latte di cane, ma il latte di capra è quello che ci assomiglia di più. Quindi, importante che le ceneri siano sotto il 5%. Quando sono sotto il 10 è un buon mangime, quando sono sotto il 5 è un ottimo mangime. Quindi traiamo le conclusioni da soli. Logicamente, la dieta casalinga siamo al 2. Cosa bisogna tenere presente in secondo luogo quando si sceglie un mangime? Ok? Quando si sceglie un mangime, un'altra cosa importante è il fosforo, perché il fosforo è l'elemento che diventa tossico per il cane. Lo è già tossico normalmente, quando si superano determinati livelli, lo diventa ancora più se ci sono problematiche. Quindi, fosforo lo facciamo diventare blu. Ok, mi piace il colore blu per il fosforo. Qui c'è la tabella del fosforo in percentuale. Ricordate che se avete un soggetto nefropatico, il fosforo deve essere sotto a 0,2. Nelle diete naturali è 0,17. Nel latte è 0,1, perché il fosforo fa male, la natura non ce lo mette. Simpson 80-20, 1,60. Farmina Ancestral 0,9. Aria Dog 1,3. Hills 0,6. Diete naturali 1,17. Allora, dieta del lupo, punto interrogativo, perché vi ho spiegato, non conosciamo tutto quello che ingerisce il lupo. Andiamo più o meno che sarà 0,1-0,2, non di più perché si intossicherebbe, ma in natura non ha dove trovarlo. Ok? Quindi, quando è che un mangime è buono? Quando è sotto a 2, io direi sotto 1. Quindi qui ne abbiamo soltanto due, andate a guardare. Quando il fosforo è sotto 2, già siamo di fronte a un buon mangime. Ricordate che nei mangimi avere un fosforo 0,1-0,2 è impossibile, ma sotto 0,5 ci possono stare. Sotto 1% ci possono stare. Se sono sopra l'1%, siamo attenti perché la fonte proteica di questi mangimi sono le ossa macinate e dobbiamo trarre le nostre conclusioni. Poi, percentuale di calorie provenienti dai carboidrati. L'abbiamo detto tante volte, i cani non sono cerealicoli, si può dire carboidraticoli, cioè non dovrebbero nutrirsi a carboidrati, perché nella dieta naturale del cane i carboidrati costituiscono circa il 3% delle calorie che introducono. Quindi mi va bene il 4, mi va bene il 5, mi va bene il 20, mi va bene il 30, non mi va bene il 60. Ora, le calorie provenienti dai carboidrati li facciamo diventare. Vi piace l'arancione? Facciamo diventare arancione. Facciamo diventare arancione, questo è un giallino arancione. Allora, come vedete, nelle diete naturali, nella dieta del lupo, il 3% delle calorie provengono dagli zuccheri, nel mangime della Hills il 48%,
nell'area dog barf, che comunque tende a essere una dieta barf, il 22, ma non è 0. Farmina Ancestral il 30, Simpson 80-20 il 20, ma lo diceva già 80-20, latte di capra il 23. Ci siamo. Andiamo invece alle proteine. Quante proteine danno le calorie al mangime? In questo caso le facciamo diventare le proteine. Che colore vi piace? Bene, un rosso chiaro? Magenta? Vabbè, rosso chiaro. Come potete vedere, dieta naturale del lupo. Le proteine costituiscono il 58% delle calorie, quindi la macchina cane lavora bene, è nata così, ci siamo. Dieta naturale a basso tenore di grassi 53, ad alto tenore di grassi 27, ILS 20%, aria dog barf, barf pressata 40, ci siamo. Farmina-Ancestral 27, Simpson 80-20 37, quindi non facciamo prenderci in giro. Non è che nel Simpson 80-20 80 sono proteine e 20 sono cosa? Cioè, il 20% delle calorie viene dai carboidrati, ma il 37% viene dalle proteine, il rimanente viene dai lipidi. Latte di capra il 19, il 20. Sapete però che il latte non può essere somministrato a vita perché a un certo punto si va in carenza proteica proprio perché le proteine sono basse. Ricordatevi che quando scendiamo sotto il 30 e in alcuni casi il 20 si va in carenza proteica. Ails lì pecca un po' perché il 20% delle calorie viene dalle proteine, ma ci informeremo del perché un mangime considerato tra i migliori ha il 20% di proteine. Chiamerò il servizio tecnico per telefono e mi farò spiegare o ho sbagliato a fare i conti o utilizzano magari degli additivi di amminoacidi perché non sono stupidi, quindi mi farò spiegare. Grassi, grassi li lasciamo bianchi, è l'ultima riga. Nella dieta naturale del lupo il 35% delle calorie vengono dai grassi e più o meno, tranne la dieta naturale ad alto contenuto di grassi, ma nasce così per delle motivazioni, al 70% delle calorie dai grassi, come vedete più o meno ci siamo, rimaniamo più o meno tutti sulla stessa fascia. Ma il grasso di per sé, il nutrizionista, magari quando vi faccio le diete, modulo la quantità di grassi in base al fatto se vogliamo far dimagrire il soggetto, se lo vogliamo far ingrassare. Questo vi dico una cosa, chi fa fitness lo sa benissimo. I grassi non fanno ingrassare. È l'intreccio carboidrati e grassi che fa ingrassare. Quindi diete ad alto contenuto di carboidrati, a basso contenuto di grassi non fanno ingrassare. Diete ad alto contenuto di grassi e bassi in zuccheri non fanno ingrassare, diete a medio contenuto di grassi e di zuccheri fa ingrassare. Questo lo valutiamo anche per il cane, io non faccio il consulenza nutrizionale per le persone, ma per i cani, e vi posso dire che ci stiamo attenti giocandoci quando dobbiamo fare ingrassare i cani. Quindi spero di esservi stato d'aiuto, quindi ricapitolando, per vedere se un mangime è buono guardate le ceneri, se sono superiori al 10 lasciateli perdere. Se sono inferiori al 5 avete un ottimo mangime, fosforo. Se sono superiori al 2 lasciate perdere, se sono sotto il 2 già sono valutabili, se sono addirittura prossimi allo 0,5 sono ottimi mangimi. Parleremo di acqua e alimentazione nel prossimo video perché ci dimentichiamo sempre che l'acqua è un alimento. Di questo ce lo non lo teniamo mai presente. Vi saluto, alla prossima. Ciao Corrado, ciao Vittorio.